La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle, che però non colpisce esclusivamente la pelle, ma nelle forme gravi colpisce anche gli organi interni, quindi predispone allo sviluppo ad esempio dell'artrite, allo sviluppo di malattie cardiovascolari. I sintomi sono classici e si vedono immediatamente perché è la comparsa di chiazze eritematose rosse con una desquamazione di solito di colorito bianco-argenteo, che possono essere localizzate ovunque. Ci sono delle zone preferenziali di comparsa della psoriasi, che sono le superfici estensorie degli arti, cioè i gomiti e le ginocchia, il cuoio capelluto, specie dietro la nuca, ma la psoriasi virtualmente può presentarsi ovunque, anche nelle pieghe. La psoriasi sotto le ascelle e alle pieghe inguinali si dice psoriasi inversa ed è una forma che può essere confusa per esempio con delle micosi. La psoriasi va tenuta sotto controllo, specie nelle forme severe, proprio per evitare le conseguenze a lungo termine. La psoriasi è una malattia che dal punto di vista scientifico è molto interessante perché è un modello di malattia infiammatoria cronica che è determinata dalla produzione di alcuni fattori infiammatori all'interno della pelle prodotti da cellule infiammatorie. Questi fattori, che si chiamano citochine, possono essere colpiti selettivamente da farmaci molto potenti, che sono i cosiddetti farmaci biologici. Le novità della psoriasi vanno di pari passo con quanto si conosce della patogenesi della malattia. Adesso sappiamo che ci sono delle citochine particolarmente importanti, e queste sono l'interleuchina 17, l'interleuchina 23 e il TNF, e le case farmaceutiche hanno sviluppato dei farmaci per colpire selettivamente queste citochine. L'effetto di queste terapie è un effetto rapido e duraturo, per cui si riesce a tenere sotto controllo la malattia per lunghi anni.